buonasera a tutti gli amici di CorrieriCaserta.it. La campagna elettorale qui nel capoluogo è iniziata ed è entrata anche nel vivo. Oggi siamo con il già assessore provinciale, dottor Donato Affinito, assessore comunale e presidente del CORECOM, il comitato che si occupava delle comunicazioni in Campania. Allora, dottor Affinito, io le volevo prospettare per il momento i primi due problemi che qui a Caserta sono molto sentiti. La ZTL, qui a Corso Trieste, che sta letteralmente affossando il commercio e tanti negozi sono stati già chiusi, e soprattutto poi come, diciamo così, utilizzare, sfruttare la meraviglia che noi abbiamo qui nel capoluogo, la nostra legge di Caserta. Lei ci può spiegare veramente cosa intende fare per queste due cose? Allora, per quanto riguarda la zona TL, io sono dell'avviso che il corso di Trieste va liberalizzato, cioè va aperto totalmente dall'inizio del monumento ai caduti fino alla reggia. E per quale motivo tutto questo? Abbiamo parcheggi sufficientemente idonei ad ospitare auto. Abbiamo l'isola pedonale vera che inizia da via Mazzini, piazza Via Giro, piazza Duomo, via San Giovanni, e questa è la vera isola pedonale e questa non la si tocca, va bene così integralmente. Bisogna far rivivere il corso Trieste, la prima metà del corso Trieste ci siamo già riusciti in quest'ultimo tempo. Ora bisogna riorganizzare la seconda metà del corso Trieste, in considerazione che Caserta ha due grosse arterie di vivibilità, e il corso Trieste e via Roma. Quando è chiusa totalmente il corso Trieste, e l'intasamento che c'è a via Roma, certo, è una cosa veramente abnorme, vergognosa, non macchine, seconda file, terza file, poi le scuole, le cose, quindi c'è un ammasso, un concentramento di auto in quella zona. E il corso di Trieste è diventato una zona, non dico morta, però ma, diciamo, si sta avviando alla morte, insomma, in considerazione pure che tante attività commerciali si stanno chiudendo, e quindi anche per dare una mano al commercio. Però in tutto questo noi abbiamo bisogno di un nuovo piano sia della viabilità che del commercio. E per la reggia invece? Per quanto riguarda la reggia, negli anni passati si era pensato di fare la fondazione tra la provincia di Caserta, il comune e la reggia. Perché la fondazione? Per impossessarsi definitivamente di questa meraviglia che noi teniamo e che non ne sviluppiamo, e né concretamente cerchiamo di dargli un valore serio per la città, perché il mordi e fuggi delle visite che vengono alla reggia, ma non lasciando niente nella città, per l'economia cittadina non lasciano niente, insomma, cioè un mordi e fuggi. Poi abbiamo anche altre meraviglie oltre alla reggia, perché abbiamo il Belvedere di San Leucio, abbiamo Caserta Vecchia che è un gioiellino medievale all'antico bordo, e poi intorno a Caserta ci sono ancora tante altre meraviglie che vanno scoperte, cioè Ad Montes, San Pietro Ad Montes, prima di arrivare a Caserta Vecchia c'è una basilica che è stupenda e meravigliosa, però in quanti conoscono queste meraviglie? E quindi bisogna fare un piano organizzativo con il comune, con la provincia e con l'ente Reggia di Caserta, perché è una fonte inestimabile di guadagni e di economia per la città. Un'ultima domanda e poi chiudiamo. Sì. Lei, diciamo così, è un politico di Forza Italia della prima ora. Sì. Ha contribuito a fondare il partito qui, sì, a Caserta. Sì.
ha contribuito a rendere Caserta la provincia più azzurra d'Italia. E diciamolo pure, oggi è un po' la chioccia di questa lista, 32 candidati, aspiranti consiglieri, di cui dobbiamo dare anche merito di questo, 18 su 32 sono ragazze, giovani ragazze, professioniste. Ecco, lei si sente un po' la chioccia di questo gruppo, di No, questa io lista? mi sento soprattutto, voglio essere a protezione di questa lista, voglio essere soprattutto di sprono, di come vorrei nemmeno insegnare, ma vorrei far capire a loro che la politica è servizio e che noi metteremo a disposizione e metteranno loro le proprie energie a disposizione di questa campagna elettorale e soprattutto di questa lista di Forza Italia, che la politica è una cosa seria e che è servizio. Certo. Non bisogna pigliare per essere serviti, ma per servire. Noi stiamo in politica per fare un servizio. Se qualcuno pensa di essere servito, si sta a casa sua e quindi facciamo prima. Quindi io intendo la politica in questo modo e quindi la vorrei trasmettere anche a Alle queste giovani giovani, a generazioni. questi giovani e giovani che si affacciano per la prima volta alla politica, riesco a capire che oggi non ci sono più gli strumenti che insegnano alla nuova generazione come si fa politica, perché non ci sono più le segreterie politiche, perché abbiamo sfasciato i partiti, ci siamo Mancano le politiche di rivolti riferimento. alla società civile che come si vede mancano anche lì i punti di riferimento, quindi abbiamo fatto una corsa contro il tempo per annientare il tutto. Ora ci troviamo il vuoto assoluto intorno a noi. Beh, noi con queste nuove leve, si può dire, della politica, possiamo subito dopo ricreare i presupposti Per una nuova per classe una nuova dirigente. classe dirigente e per una classe nuova politica. Mi auguro che tutto ciò avvenga e mi auguro che i candidati di qualsiasi parte politica siano e di qualsiasi colore politico siano, mettano passione e mettono amore soprattutto nella politica A servizio di al Caserta. servizio e soprattutto per la propria città, pensando che la propria città è come se fosse casa loro. Quindi andranno a La governare devo fermare. la propria casa. 10 secondi, 10 secondi secchi deve dire ai cittadini di Caserta perché la devono votare. Beh, mi devono votare perché penso di essere molto conosciuto per il mio servizio e per la mia disponibilità. Io il giorno dopo, il mio cellulare non sarà mai spento, e il giorno dopo mi troveranno ancora sul marciapiede a battere angolo per angolo la città, insomma. Nel ringraziarla per la sua disponibilità, le auguro un sentito in bocca al lupo e credo che avremo occasione anche di rivederci prossimamente. Io ringrazio lei, la sua testata e tutte le testate di comunicazione che mettono a servizio la loro arte di comunicazione per informare la città in questo periodo.